Questa è la storia di un'impresa americana in terra straniera. La storia del risveglio di una civiltà addormentata. Racconta di uomini che hanno conquistato l'amicizia di indigeni sospettosi. Uomini che hanno sfidato il caldo, la sabbia e un'infinità di ostacoli. Uomini che hanno riportato una vittoria. Servire l'interesse degli Stati Uniti, del paese di cui stanno sviluppando le risorse e di un mondo che si muove su strada. Por favor, signor, donde está mi equipage? No comprendo, señor. Favor de pasar por aquí. Ero sicuro di aver imparato la pronuncia corretta, ma quando ho usato il mio frasario all'aeroporto di Maracaibo, nessuno mi capiva. Così ho pensato al briefing della Creole. Lavoro per una compagnia petrolifera statunitense in un paese straniero. Devo imparare le loro abitudini, come ha fatto Creole. Per i venezuelani rappresentiamo entrambi gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno iniziato a costruirsi un impero dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma è avvenuto tutto di nascosto, attraverso sicari dell'economia come me. Gli agenti della CIA non si autodefiniscono spie o informatori. Sono gli attaché commerciali o gli attaché politici dell'ambasciata statunitense. Non utilizzano il termine spia o agente della CIA. E lo stesso vale per noi. Sicario dell'economia è un termine generico, ma non lo scrivi sul biglietto da visita. Ero terrorizzato. Sapevo di combattere contro forze troppo grandi. Ho visto gli sciacalli in azione e mi sono sempre chiesto: succederà anche a me? Non so quanto mi rimane da vivere. Potrebbero essere 20 giorni come 20 anni. Dovevo raccontare la verità. Andavo ancora al college quando la National Security Agency, l'organizzazione più grande e probabilmente più segreta degli Stati Uniti, mi ha reclutato. Mi hanno sottoposto a una serie di test, test della personalità, della verità, e mi hanno identificato come un potenziale buon sicario dell'economia. Mi hanno detto che non avrei dovuto considerare questo lavoro e nemmeno accettare il primo incarico, se non ero assolutamente convinto, perché una volta dentro, sei dentro a vita. Sono
Sono stato accolto da un altro ingegnere americano del campo petrolifero con cui ho fatto un giro prima di andare in ufficio. Ho iniziato subito a conoscere gente. La prima tappa è stata l'amministrazione, dove mi hanno assegnato un ufficio. Noi sicari dell'economia lavoravamo in molti modi diversi, ma la prassi più frequente era identificare un paese del terzo mondo che possedesse risorse interessanti per le nostre multinazionali, come il petrolio, e disporre un enorme prestito a suo favore attraverso un'organizzazione come la Banca Mondiale. Ma la maggior parte dei soldi finiva direttamente nelle mani di società di costruzione o impiantistiche americane, come Bechtel o Halliburton. Queste società realizzavano enormi progetti di infrastrutture nel paese in oggetto, come centrali elettriche, stabilimenti industriali, porti. Quando Charles D. Maine siglò un contratto con il governo, il mio lavoro era di aumentare il prestito quanto più possibile. In sostanza, era questa la nostra politica. L'autista mi ha fatto fare un giro di Caracas. Mi ha mostrato i nuovi quartieri, sorti dove 10 anni fa c'erano solo piantagioni di zucchero e caffè. Alcune zone residenziali sono quasi avveniristiche. Altre sono così tranquille che sembra di essere in un altro mondo. L'Università di Caracas è uno dei luoghi più imponenti della città, chiaro esempio della ricchezza prodotta dal petrolio. Il paese si trovava così sommerso da un enorme debito che non poteva ripagare. A quel punto entravamo in azione noi, sicari dell'economia. Se non potete restituire il prestito, fateci un favore. Sosteneteci alle prossime votazioni delle Nazioni Unite. Inviate le vostre truppe a sostegno delle nostre, o ancora meglio, vendeteci il petrolio, la forza lavoro o altre risorse a cui siamo interessati a costi bassissimi. L'idea sarebbe di prendere in prestito dei soldi dalla banca centrale per investirli in una diga gigantesca o adottare una politica che promuova la crescita economica e risani facilmente il debito. È un buon investimento, ma in realtà le cose non vanno così. In molte parti del mondo si è creata la situazione inversa. Pensate all'Africa subsahariana, a gran parte dell'America Latina. Il 50-60% della popolazione dei paesi latinoamericani è povera come non lo è mai stata, se non di più. Ciò che non ti insegnano a scuola, ciò a cui non pensi, è che quando aiuti l'economia di un paese, non è detto che ne aiuti la popolazione. A volte aiuti solo alcuni tra i più ricchi. Succede così nel terzo mondo.